questa annata difficile di grosse limitazioni personali ci fa capire quanto veramente avere il diritto di essere liberi, di poter vivere nel rispetto degli altri, ma liberamente la nostra vita sia un valore importante. Un 25 aprile ancora una volta segnato dal Covid, ma pur sempre un giorno di festa per l'intero paese. E così anche ad Arezzo, nel pieno rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19, le celebrazioni per il 76esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Io non la chiamo celebrazione perché in questo periodo non mi sento di dire che è una celebrazione, ma è una manifestazione molto sentita perché ricorda tanti eventi della nostra storia e anche eventi non proprio diciamo felici, però poi c'è stata appunto la liberazione che ha aperto le strade alla pace. La mattinata è iniziata alle 9:30 al cimitero del Commonwealth di Indicatore con la deposizione di una corona. Dopo 76 anni siamo sicuramente una nazione libera, anche se in questo momento la nostra libertà è fortemente compressa da queste misure anti-Covid che ci costringono a stare lontani, a non darci la mano, a tenere la mascherina sulla bocca, ma siamo comunque una nazione libera e quindi dobbiamo questo in questa terra anche a questi ragazzi inglesi e del Commonwealth che qui sono morti. Quindi alle 10:30 al Sacrario dei Caduti, alle 11 poi la cerimonia al Monumento della Resistenza a Poggio del Sole di fronte alla Prefettura. Alza bandiera! La libertà è un valore assoluto che è stato costruito con l'impegno di tutti gli italiani. Ora il nostro compito è fare in modo che non si sciupi il frutto di quel sacrificio che fu una sorta di grande parto collettivo perché nascesse un'Italia libera, significativa e forte. In tanti infine hanno aderito anche all'iniziativa di Ampi, Arci e Circolo Aurora, ossia quella di portare un fiore o un pensiero al monumento. La democrazia, la libertà, la partecipazione e la nostra Costituzione devono essere difese giorno dopo giorno, con una militanza non più armata come fu quei tempi, con una militanza civile da parte di tanti. E quindi ricordare questo giorno, questa festa nazionale, appunto festeggiamo la libertà dell'Italia alla fine della guerra, alla fine della guerra in Italia. Quindi è importante festeggiare non solo i caduti della Resistenza, ma anche tutti i caduti civili per rappresaglia o per fatti di guerra che hanno perso la vita in quei mesi orribili che l'Italia fu teatro di battaglie.